Siamo alla pagina sportiva, la Corte d'Appello dell'Aquila ha riformato anche la sentenza del Tribunale con riferimento all'impugnativa del bilancio 2017 della società Delfino Pescara 1936 SPA. Alla luce di questo dispositivo, dunque, il bilancio al 30 giugno del 2017 è da ritenersi valido. Il presidente Daniele Sebastiani esprime soddisfazione, le sue dichiarazioni le trovate nell'articolo sul sito di informazione Rete8. Che il regista Danilo Cinquino ci sta mostrando. Intanto ieri il Pescara ha battuto ad Olbia per 3-0 i padroni di casa e in studio qui con me c'è Massimo Profeta, al quale chiedo subito che momento è quello della squadra di Emmanuel Cascione. Emanuele Cascione, buonasera a te e a tutti gli amici di Visione d'Ascolto. Sta a mio avviso facendo un buon lavoro, perché comunque sì, si dirà, si è già detto dopo la partita, il test non è stato probante, l'Olbia di fatto retrocessa in Serie D, manca solo il conforto dell'aritmetica perché ultimissima in graduatoria, però le partite vanno giocate e possibilmente vinte. Diciamo che sotto questo profilo missione compiuta da parte del Pescara, 3-0, non ha subito gol, è vero, dopo 22 minuti Gigliola e l'Olbia è stata costretta all'inferiorità numerica per l'espulsione del suo terzino, il 2002 Montebugnoli, però è chiaro che il Pescara, insomma, sta procedendo per gradi, Cascione secondo me è stato molto intelligente dal giorno del suo arrivo, ha ridato equilibrio, compattezza alla squadra, ha lavorato moltissimo sulla distanza tra i reparti, in fase di non possesso adesso la squadra ha un suo equilibrio che non aveva in precedenza, bisogna sicuramente migliorare la proposta di gioco. Certo, ieri l'avversario era quello che era, però il Pescara ha fatto sua la gara e lo avevamo detto anche alla vigilia, bisogna vincere a Olbia e questo è stato fatto in attesa naturalmente di ulteriori progressi. Domenica prossima ci sarà una partita sicuramente più insidiosa sulla carta perché l'Ancona che è stata, diciamo così, rivitalizzata dall'arrivo di Boscaglia, ha vinto ieri 3-1 in casa col Sestri Levante, è invischiata nelle acque limacciose della classifica, è quint'ultima la formazione dorica, quindi sicuramente giocherà per vincere all'Adriatico perché l'obiettivo della salvezza diretta non sarà facile, vedremo una gara tra due contendenti che si affronteranno a viso aperto. Dobbiamo solo vivere la giornata, secondo me, in questo momento. Cascione, ripeto, sta svolgendo un buon lavoro, non ci esaltiamo per questa vittoria, però sta facendo quello che avevamo detto alla vigilia di questa partita. Doveva vincerla, l'ha vinta. Quindi aspettiamo, vediamo, domenica prossima c'è un altro test molto importante.